Diamo il benvenuto a Franco Roberti. Procuratore nazionale antimafia, buonasera, bentornato di martedì, grazie per essere con noi. È uscito da pochi giorni il suo ultimo libro, Il contrario della paura, eccolo qua, ve lo faccio vedere. Ecco, c'è la cosa, ma ve lo faccio vedere anch'io. Parla di elementi che accomunano terrorismo islamico, mafia, come possono essere sconfitti. Parleremo con lei di sicurezza, naturalmente è declinata nei vari campi in cui un cittadino la può incontrare, ma non possiamo non partire dall'inchiesta di Potenza. Lei era proprio alla conferenza stampa in cui si spiegava di che si tratta in questa inchiesta. Quali reati vengono contestati? Il principale reato contestato, ed è quello per cui la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo è direttamente impegnata nell'indagine, è il reato di traffico illecito organizzato di rifiuti, previsto dal testo unico ambientale, un reato che riteniamo molto grave, in questo caso legato alle attività estrattive e ai rifiuti, allo smaltimento illegale dei rifiuti da attività estrattive. Questo è il reato principale. Poi nel corso dell'indagine sono emersi, come è noto, altri reati, ma diciamo, il reato principale rimane questo. Ecco, c'è questo traffico illecito di influenza, no? È difficile definirlo, ce lo può spiegare di che si tratta? No, è un reato previsto, introdotto nell'ordinamento dalla legge Severino nel 2012, ed è appunto il reato che commette in ipotesi chi, sfruttando rapporti di conoscenza, di amicizia o millantando anche in parte almeno questi rapporti, ottiene favori, vantaggi, profitti illeciti. L'ha colpita che il Premier Renzi abbia detto Potenza fa inchieste con la cadenza delle Olimpiadi ogni 4 anni, non arriva mai a sentenza. Mi faccia astenere da rispondere. Andrea Scazzola a Roma, il clan di Casa Monica. Ce l'hanno con voi i rubinetti d'oro, tutte queste cose di così. Ma se volete che fate la finita, non vogliamo alzare le mani, capito? Perché sono dolori, poi fatevi i cazzi vostri. Io per vivere oggi lavoro al cinema. Giustamente qualche auto che compro per guadagnare comprare, qualche cosa. Se io adesso vado a trovare lavoro e mi dicono chi sei? Luciano Casamonica. Per carità, qualche pecca c'è stata. Ma non sa. Furti, no. Sono cavolate, diciamo, non abbiamo mai ucciso a nessuno, non siamo pedofili. Se vediamo, diciamo, una persona che dà fastidio, diciamo, voglio fare un esempio, a sua moglie o un pedofilo. Noi subentriamo per dare le mazzate a questo. Tutto è capitato in mezzo a Mafia Capitale. Sì, questo, allora questo Casa Monica. Questo è il suo cugino. Sì, questo è cugino. Bucci lo conosceva? Io non lo conosco personalmente. Mio cugino solo l'ha conosciuto perché lavorava a questa ditta. Ma perché è Luciano Casamoni, è mafioso. Appunto, ma che è Mafia Ragazzi, Capitale? Ma Mafia Capitale, ma manco noi lo sappiamo. Cosa si intende per mafia? Come la intendete voi nel 2016? La mafia, le mafie sono organizzazioni fatte da uomini, persone, uomini, donne, mezzi, strumenti, denaro, che ha un unico scopo, quello di arricchirsi illecitamente. Quindi qualunque organizzazione che, sfruttando la forza di intimidazione del vincolo associativo, come dice la norma, e la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, vuole fare affari, vuole profittare illecitamente, vuole anche condizionare, sempre per scopi di arricchimento, la politica e l'economia. Come si combatte? Si combatte con gli strumenti giudiziari, della prevenzione e della repressione giudiziaria, quindi rafforzando sempre lo strumento della sicurezza e quello giudiziario, ma poi si combatte anche sul piano sociale, con interventi che servono a togliere spazio e a togliere anche credibilità alle mafie. Sul piano dell'occupazione, sul piano della scuola, sul piano della sicurezza. Che non debbano risolvere i problemi che devono risolvere. Le mafie offrono servizi. Quando lo Stato manca, è assente o latitante, interviene il gruppo mafioso che offre ai cittadini un servizio. Lo diceva lui, no? Un servizio illecito, capito? Un servizio illecito, ma pur sempre un servizio. E quindi, rispetto sul tema della disoccupazione, per esempio, tante masse di giovani disoccupati, disperati, emarginati, guardano, e c'è stata recentemente anche una inchiesta molto interessante di Confcommercio, i giovani guardano nel 60% dei casi dei giovani interpellati alle organizzazioni mafiose come a potenziali datori di lavoro. Che è terribile. L'illegalità fiscale, Cristina Bombino.
Benvenuto, ti ringrazio per avermi dato fiducia. Farò in modo di pagarla cercando di trasferirti in questo breve video tutte le linee guida dell'escapologia fiscale. Ma l'escapologia non era quella di Houdini. Che c'entra con le tasse? Il giusto carico fiscale in modo onesto e legale. Proviamo a chiamarlo. Io ho legato questo concetto al fisco per insegnare alle persone come utilizzare le leggi e legalmente liberarsi dalle catene del fisco senza evadere, senza farsi male, senza commettere illeciti. Insomma, l'Houdini delle tasse, nella sua vita precedente, aveva aperto una società alle Isole Vergini ed è rimasto invischiato nei Panama Papers. Oggi dà consigli su come abbassarsi legalmente il carico fiscale. Ma a proposito di tasse, in rete c'è un po' di tutto e tutto in italiano. Come è semplice e veloce creare il suo business offshore? Chi ti spiega come trasferire la residenza all'estero, chi ti vende società offshore già pronte che non hanno mai operato, chi ti tranquillizza sul fatto che nessuno ti scoprirà mai e chi ti fa aprire una società a Dubai o dove vuoi tu senza muoverti da casa. Se vuoi, ti forniscono anche amministratori e azionisti prestanome e conti corrente nei posti più remoti, tutto con meno di 3.000 euro. Adesso che vadano gli altri a lavorare per il governo. Allora, il servizio era di Paola Baruffi. Dal punto di vista dell'antimafia, quanto è pericolosa e grave l'evasione fiscale? L'evasione fiscale è un reato gravissimo, perché chi evade il fisco ruba denaro ai propri concittadini, a quelli che pagano le tasse. Quindi questo già segna di gravissimo, come gravissimo questo reato. Poi spesso all'evasione fiscale si associano altri fenomeni criminali come la corruzione. I paradisi fiscali, che sono veramente, diciamo, l'obiettivo, devono essere l'obiettivo frontale della lotta all'evasione fiscale, sono il ricovero dei soldi sporchi, sia dall'evasione fiscale che da corruzione, che da attività di criminalità organizzata. Quindi la lotta ai paradisi fiscali è priorità, deve essere prioritaria. E poi c'è il mondo di internet, spaventoso e infinito. Paola Baruffi. L'esplosivo usato per gli attentati di Parigi e di Bruxelles era fatto con materiali poco costosi e facilmente reperibili al supermercato. L'acetone lo possiamo trovare al supermercato, la costigenata andiamo in farmacia, ma anche al supermercato. L'acido cloridrico si utilizza normalmente a casa, si chiama acido muriatico nel gergo comune, 5 euro. Esagerando. Il procedimento non lo spieghiamo, ma online si trovano numerosi video. Meglio non provare, solo impacchettarlo in un pezzo di stagnola, come fanno qui, potrebbe farcelo esplodere in mano. Il punto è che i terroristi però sono riusciti a stabilizzarlo e questo gli ha permesso di evitare di farlo esplodere durante il trasporto e portare così a termine gli attentati. C'è da dire che questi cristalli, una volta chiusi e mantenuti a bassa temperatura, di fatto sono sicuramente meno pericolosi. Il vero problema è che questo non è rilevabile con i normali sistemi di rilevazione degli esplosivi, perché nei metal detector non è rilevabile. I cani sono addestrati per gli odori relativi agli esplosivi tradizionali, quindi non sono addestrati per sentire la puzza di acetone, che probabilmente questi cristalli puzzano di acetone, per cui non segnalano questo aspetto. Questa è la sfida più importante del vostro tempo. Come vi organizzate? Cosa vi Il web è la sfida vera del nostro tempo. Sul web accade di tutto. Sul web si fanno i procedimenti che tendono alla radicalizzazione, al proselitismo verso il jihadismo islamista. Sul web si scambiano informazioni anche sulla fabbricazione di esplosivi. Si scambiano anche transazioni di armi e di droga, soprattutto nel cosiddetto deep web, il web profondo, la rete profonda, non facilmente accessibile dai motori di ricerca. Però è bene che si sappia che gli organismi di polizia italiani sono veramente tra i migliori del mondo nel fare indagini su internet. Abbiamo una polizia altamente specializzata. E siamo orgogliosi. Franco Roberti, il contrario della paura per Mondadori. Grazie per essere stato con noi. Bocca al lupo e davvero buon lavoro. Grazie.